Siamo con Luigi Dalcin, scrittore, sulla Porta del Mondo, è il titolo del suo libro dedicato all'immigrazione italiana nel mondo. Qual è lo sguardo nuovo che pone su questo fenomeno che ha tanti decenni alle spalle? È uno sguardo che cerca di raccontare una storia che fa parte degli album fotografici di tutte le nostre famiglie italiane, ma che è una storia che spesso è stata rimossa. Io credo che la scuola italiana in questi anni abbia fatto un grande sforzo per valorizzare le culture d'arrivo, ma sentivo che mancava l'altro piatto della bilancia, l'altra faccia, cioè. Non si può dire ai nostri alunni, agli alunni che sono già qui, siate gentili con chi arriva, perché la gentilezza non ama l'imperativo, così come altri verbi come amare e sognare non amano l'imperativo. Ma se i nostri ragazzi comprendono che se noi siamo qui oggi con la possibilità di una scuola pubblica, con gli strumenti che abbiamo per realizzare i nostri sogni, e anche perché ci sono state generazioni di italiani che prima di noi hanno avuto il coraggio di viaggiare, di aprire i loro orizzonti, hanno avuto il coraggio di rischiare perché c'era miseria, c'era fame, per mantenere i loro figli, e hanno mandato in Italia le loro risorse economiche, allora forse lo sguardo verso chi arriva è uno sguardo più consapevole, più familiare e forse compassionevole. Un'opera importante per la Fondazione Migrante, se ringraziamo Luigi Dalcin per aver collaborato davvero molto bene, aver creato quest'opera, mi piace proprio chiamarla opera, questo libro, che ci aiuta a non perdere la memoria, quella che è la nostra memoria dell'emigrazione italiana, le fatiche, le sofferenze, le gioie, le conquiste, narrata con un linguaggio perché i più piccoli la possono capire, ma come è stato detto giustamente oggi all'incontro, parlare ai più piccoli va bene per i grandi, quindi è un libro per i bambini ma che dovrebbero leggere tutti gli adulti, perché tutti gli adulti possano, ed è un po' un dovere, non soltanto si può ricordare, ma si deve ricordare la nostra storia, che è anche attuale, di un'emigrazione attuale ancora, che porta tante persone a lasciare il paese per cercare un avvenire migliore al di fuori. Far memoria di questa storia, che è stata anche storia di dolore, di fatica, ci fa bene, ci fa ricordare e ci aiuta anche in quell'accoglienza di tanti che vengono qui nel nostro paese oggi a cercare un futuro migliore. Partendo dall'esperienza ormai quasi ventennale del rapporto italiani nel mondo, la Fondazione Migrantes ha voluto creare un progetto dedicato proprio per le nuove generazioni e che potesse entrare nelle scuole, per le agenzie di formazione, per gli insegnanti, gli educatori. Un testo di narrativa, di letteratura per ragazzi che racconta la nostra epopea migratoria, anche il nostro presente migratorio, attraverso la identità regionale. Quindi uno strumento diverso dal rapporto italiani nel mondo, ma sicuramente un compagno di viaggio, una sorta di fratello minore che lo accompagna e speriamo lo accompagnerà nel tempo, perché già siamo in procinto di organizzare un secondo lavoro con Luigi Dalcin, che è uno scrittore per ragazzi di fama internazionale, ha scritto oltre 100 pubblicazioni tradotte in 14 lingue del mondo, quindi ha un curriculum che parla da sé. E questo è importante perché significa che la Fondazione Migrantes ha cercato nel panorama degli scrittori italiani quella persona che rispondesse pienamente a quelle che sono i desiderata della Fondazione Migrantes, ma che sposasse anche i principi e anche le finalità, gli obiettivi e soprattutto la sensibilità per parlare con le parole giuste alle nuove generazioni. Ho apprezzato molto il lavoro di Dalcin, ovviamente sono molto contento che la Fondazione Migrantes abbia sostenuto l'opera e credo che abbia fatto un gran lavoro perché cercare di semplificare la complessità e la ricchezza della migrazione, della storia delle migrazioni italiane in particolare, sia esercizio molto difficile. Il fatto di farlo e produrre un prodotto soprattutto per le giovani generazioni, per le scuole. Questo è un tema sul quale discutiamo da tempo nel sottolineare l'importanza di questa storia. Non esiste elemento identitario più forte della migrazione italiana nel mondo.
riacquisirlo come centrale nei processi di ricostruzione storica, ma anche per capire il presente, credo che sia di vitale importanza. E i lavori come Dalcin sono utili soprattutto anche all'attività parlamentare che stiamo facendo.